Meditazione per favorire lo sviluppo dell'autostima. Trovo una posizione comoda. Appoggio bene i piedi per terra. Chiudo gli occhi e mi rilasso. Rilasso tutti i muscoli delle gambe, delle braccia, la colonna vertebrale che mi sorregge ogni giorno e con me tutti i pesi delle responsabilità quotidiane. Li lascio andare. In questo momento so che posso farlo. Rilasso i muscoli del viso. Gli occhi, testimoni costanti di ciò che si muove intorno a me. Sento radici profonde partire dalle mie piante dei piedi e raggiungere il centro della terra. Faccio 3 respiri profondi e mi rilasso. Inspiro ed espiro. Ed eccomi in un luogo tranquillo, un luogo sacro. Potrebbe trattarsi di una vecchia chiesa. Sono solo, non vedo né sento nessuno, ma non mi sento solo. Mi sento in pace, sereno e al sicuro. Mi sento a casa, la mia vera casa, la mia unica casa da sempre. Percorro la navata laterale della chiesa e mi siedo in un banco. È come se aspettassi qualcuno o qualcosa. Non so. Intanto mi guardo intorno. Osservo ogni dettaglio di questo luogo e mi godo la pace che mi dà. Ed ecco apparire un bambino, sbucare da un angolo della chiesa. Mi guarda e mi sorride. Si nasconde dietro una colonna e poi riappare. Chi sarà? Ora si avvicina e posso osservarlo meglio. È incredibile la sua somiglianza con... Sembra proprio me quando ero piccolo.
sono io bambino, che mi muovo nella chiesa, inciampando tra i banchi, cercando di accendere una candela e soprattutto di non fare rumore. Adesso il mio io bambino mi fa segno di avvicinarmi al confessionale. Mi avvicino incerto. Mentre lui si inginocchia e io mi sento un po' a disagio a sedermi al posto riservato al sacerdote. Ma sono curioso e mi siedo. Ciao, mi dice il bambino. Io sono te, sai? Sì, l'avevo capito, anche se non so perché sei qui, perché siamo qui. Siamo qui, risponde il bambino, perché da un po' che voglio parlarti. Dirti che ho bisogno di te e che tu hai bisogno di me. Sai, quando eri me, ascoltavi il tuo cuore, credevi alla magia, avevi sogni e ti immaginavi da grande, potente, capace di fare ogni cosa, superare qualunque ostacolo. Insomma, pensavi che essere grande ti avrebbe reso in automatico un supereroe. E più lo pensavi, più ci credevi. E più ci credevi, più lo diventavi. Rifletto sulle parole del mio io bambino. E ricordo perfettamente la precisa sensazione che provavo quando mi immaginavo grande, adulto, imbattibile. Adesso non ti senti così, io lo so, continua il bambino. Lo vedo dai tuoi occhi, che spesso vorresti tornare ad essere piccolo. Oppure che ti senti piccolo in molte situazioni, indifeso e a volte anche solo. Che è successo? Mi chiede il mio io bambino fissandomi con i suoi grandi occhi. È la vita, rispondo. E mentre lo faccio, mi rendo conto che significa tutto e niente. Ci sono state molte volte in cui ho creduto di potercela fare, ma qualche volta sono rimasto sopraffatto, ferito, e mi sono sentito incapace di affrontare situazioni e persone. Sono stato offeso, umiliato a volte. Mi è stato detto che non ero abbastanza bravo, che non ce l'avrei fatta. E ogni tanto smetto di credere di essere un supereroe e più non ci credo, più non lo sono e non mi ci sento. Rispondo quasi a giustificarmi. Ma scusa, tu sei quello che sei. Mica puoi cambiare in base a quello che ti dicono gli altri. Risponde il mio io bambino con grande candore e poi continua.
guardami negli occhi, guarda nel mio cuore e ripeti: io sono una fiamma indistruttibile, inattaccabile. Né il vento, né la pioggia, né la neve possono spegnere la mia luce. Nemmeno io stesso posso farlo. Il mio fuoco è potente, intenso, vivo e resistente. Sono un essere immortale che vive e trasforma ogni esperienza senza soccombere ad alcuna. La mia luce potrà affievolirsi di tanto in tanto, ma mi basterà ricordare chi sono per tornare alla mia origine, alla mia potenza e risplendere. Mentre pronuncio queste parole mi sento meglio, mi sento forte. Dall'altare proviene un'intensa luce color oro che mi abbaglia e mi avvolge completamente. Guardo il bambino che ora sorride come se mi avesse svelato un grande segreto. Usciamo dal confessionale e lui mi dice: guarda nei tuoi occhi, guarda nel tuo cuore e ricordami per sempre, perché per me sei e sarai sempre il mio supereroe. E dopo questa affermazione mi corre incontro e mi stringe la vita. Che emozione! Eccomi qui, riunito con me stesso, in totale comunione. Lo stringo forte anche io e mi prometto, e gli prometto, che non lo deluderò più. Anche se lui non sembra affatto deluso, mi sa che è sempre stato più saggio di me. Ora vai, mi dice, torna alla tua vita e ricordati di me, ma soprattutto ricorda la tua provenienza, la tua potenza, ogni giorno. E la sera, se accenderai una candela, pensa a me. Io rappresento tutti i tuoi sogni di bambino, le tue aspettative nei confronti della vita, i tuoi più profondi desideri e soprattutto la certezza che, se ci credi, succederà. Il bambino corre via. Scompare, riappare da dietro una colonna, sorride e mi saluta con la mano, come fanno i bambini. E la sua immagine lentamente sfuma, fino a diventare una fiamma intensa, viva, lucente e pura. Sento che è avvenuto qualcosa di molto importante dentro di me, di sacro e potente.
percorro la navata principale della chiesa e mi avvio verso l'uscita. Sono forte, sono io. Mi prendo un attimo per fare i conti con le mie emozioni, se ce ne sono. Quando tornerò alla mia vita, ricorderò perfettamente questa esperienza. Esco dalla chiesa. Fuori è l'alba. Mi avvio verso casa. Come mi sento? Sono la stessa persona di prima oppure qualcosa è cambiato? E lentamente i suoni della quotidianità riaffiorano. Sento i muscoli delle gambe e delle braccia reclamare la loro presenza. Sto tornando alla mia vita di sempre, ma qualcosa è cambiato. Gli occhi piano piano si aprono e sono qui ora, di ritorno da un viaggio profondo. Con amore e luce sempre.